Luigi Busà, questa sera in Umbria, qua a Marsciano, per ricevere un premio, direi più che meritato. Ce lo racconti un po' l'emozione di quel giorno? L'emozione a parole, quando mi fanno questa domanda non riesco a esprimere bene la gioia di quel momento là. È stata veramente una grande cosa, perché in un momento di pandemia poi abbiamo coinvolto tutta l'Italia, è stata un'Olimpiade storica. Tra l'altro la mia medaglia è stata quella che ha fatto superare il record di Roma, e quindi il nono oro, che poi si è concluso con 10 ori. Era un sogno che avevo da bambino, vedevo le Olimpiadi, altre persone che vincevano, volevo essere lì, e poi si è avverato. Devo dirti la verità, sto realizzando in questo periodo qua, perché prima talmente tante cose, talmente tanta gioia, tanti festeggiamenti, che poi noi sport, come li chiamano, minori, che così non è, e non siamo abituati. Io ho vinto già 3 mondiali, ho vinto 6 europei, quindi sì, c'è il giornale, 2-3 giorni, una settimana, poi finiva tutto. Invece qui si è visto veramente tutta l'Italia coinvolta, cioè siamo stati responsabili di questa gioia per tutta l'Italia. Quindi essere l'artefice di questo, però da subito ho voluto condividere con tutta l'Italia, con tutti i karateka, perché è uno sport meraviglioso, e ovviamente con tutto il mio staff, Claudio Guazzaroni prima di tutto, che oggi poi sono qua. Una dedica speciale per lui. Sì, dedica speciale, ho detto prima, per me, io ho un quadro che mi ha regalato lui, e io ogni volta che vado a letto gli do la buonanotte, ogni mattina do il buongiorno perché è in cameretta mia, e quindi vado avanti così, perché da 22 anni il mio angolo è una roba veramente strana, girarmi e non vederlo più, quindi lui per me sarà veramente un ricordo sempre felice.